Il volume raccoglie 12 contributi presentati nel corso della giornata di studi svoltasi il 4 maggio 2019 presso il Museo Pepoli di Trapani, iniziativa organizzata in collaborazione con il gruppo archeologico Drepanon. Il libro, a cura di Luigi Biondo e Antonino Filippi, rappresenta la traccia di un lungo percorso storico e archeologico che ha visto come protagonista Trapani e il suo territorio fin dal lontano paleolitico, attraverso vicende che coinvolsero popolazioni di tradizioni culturali assai diverse: Sicani, Elimi, Fenici, Greci, Romani, Ebrei, Bizantini e Arabi. Il libro racconta appunto, sono 12 articoli, 12 contributi che spaziano in un campo molto largo che va dalla preistoria alla tarda antichità. Però in particolare per la preistoria ci sono notizie molto interessanti, anche di prima mano, che riguardano appunto le fasi più antiche del popolamento della Sicilia, che sono state trovate proprio nel territorio di Trapani, o perlomeno in un territorio più ampio che arriva fino, diciamo, a Salemi, a Santa Ninfa. E questo, diciamo, è uno dei dati più importanti. Altri dati importanti sono la rilettura di alcuni materiali ceramici e anche in metallo che provengono da Erice, soprattutto dall'area del castello, e sono rivisti, diciamo, rinquadrati in un periodo che è quello antecedente all'arrivo dei Greci e dei Fenici in Sicilia, quindi il periodo, diciamo, della prima età del ferro. E questo è un dato molto importante, molto interessante, perché appunto vede Erice, diciamo, come tra i centri degli Elimi che però, diciamo, precedono l'arrivo dei coloni. Viene fuori una Trapani che è fatta di memorie importanti. Le memorie sono quel diario che ti porti appresso per tutta la vita. Per troppo tempo questa città è stata una città senza questo pezzo di passato. Conoscevamo perfettamente la città più recente, quella barocca, quella vagamente arabo o medievale, ma di questo periodo si sapeva assolutamente nulla. Invece questo è un periodo ricchissimo di testimonianze, di segni importanti che questa città non poteva trascurare. Allora questo studio, che ha impegnato diversi anni, energie importanti e occasioni veramente nuove, veramente forti, finalmente dà una luce nuova su questo aspetto di questa città meravigliosa che forse dovremmo amare un po' di più.